Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come fare per visitare lo spazio oltre i confini di San Fransocchio e quindi andare oltre i limiti imposti dal gioco sfruttando un glitch che al momento della pubblicazione di questo video è ancora funzionante. Purtroppo non so se con i futuri aggiornamenti verrà fissato. Innanzitutto andiamo al distretto meridionale e raggiungiamo il budino di questo mondo. Vi lascio in descrizione anche il link al canale che mi ha fatto scoprire questo glitch, però ho visto che in italiano praticamente non l'aveva portato nessuno e allora ho deciso di mostrarvelo in modo da poterlo sfruttare e vedere oltre la città. Peccato che non si possa fare per il momento la città di mezzo, perché altrimenti non sarebbe davvero male come cosa vedere cosa c'è appunto oltre. Scusatemi, a Crepuscopoli mi sono confuso. Allora, innanzitutto quindi entrate nel minigioco dei budini e saltate in testa i budini fino a quando vi compare quello con le stelline. Quindi vi teletrasporterebbe in un'altra zona. Ok, nel momento in cui schiacciate questo, premete Start e cliccate su Esci. Vediamo se ha funzionato il primo colpo. Lo capite subito perché Sora, ecco qua, è in posa volante. A questo punto, se cliccate sul salto, Sora inizierà a volare e già così vedete oltre i limiti della città. Ok, a questo punto possiamo premere il tasto del dash e in caduta vedrete che finiremo all'interno anche dei palazzi, appunto per vedere cosa c'è all'interno, che praticamente non è nulla, e possiamo quindi metterci a volare sia all'interno dei palazzi per vedere cosa c'è dentro, anche se sono vuoti, quindi è una cosa abbastanza inutile, che potremo anche appunto andare oltre i confini della città. Per farlo dobbiamo oltrepassare questa zona. Ok, siamo oltre i confini, come vedete dalla mappa in alto, e quindi possiamo volare e spingerci oltre fin dove vogliamo, magari per vedere quelle montagne da vicino o quei palazzi colorati di rosso che vediamo. Non è niente di che come glitch, non vi permette comunque di camminare in quelle zone, potete solamente volarci per vederle più da vicino, però è comunque interessante capire quanto si estende il mondo, come è stato fatto e così via. Qui per esempio vedete che c'è il vuoto e poi dopo ci sono le città, le case più in basso. Quindi è un glitch secondo me carino, interessante da poter sfruttare finché c'è ancora, giusto per capire dove si può spingere questa città. Per poi concluderlo, ovviamente, per non bloccarvi così, cadete dove volete, verrete riportati all'interno della città e prima di schiantarvi al suolo attivate un legame. In questo modo tutto ritornerà normale. Ecco fatto. Quindi questo glitch vi permette, come vi ho detto, di esplorare l'esterno della città, quindi la zona non visibile. E per questo video quindi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ad un prossimo video e ciao a tutti.